Match di cartello, prima e seconda classifica e la seconda che ha fatto lo sgambetto da capolista. Ma non direi proprio uno sgambetto questa sera. Sapevamo che era una partita dura, sapevamo quello che ci aspettava perché il Tolentino è un'ottima squadra, gioca e nonostante poi le assenze che purtroppo ha dovuto annoverare, e ha fatto la sua splendida partita. Noi questa sera non siamo riusciti mai a entrare nel pieno del gioco, siamo stati sempre un po' compassati, un po' troppo nervosi, statici in difesa, come non so da quanto tempo non facciamo una cosa di questo genere. Purtroppo per noi davanti c'avevamo una squadra che invece faceva il suo nel migliore dei modi. Ci hanno messo in difficoltà con la ricezione, ci hanno messo in difficoltà con soprattutto i primi due set con gli attacchi dal centro, e quindi non è stata una passeggiata. Sinceramente devo dare atto al mio amico Maurizio di avere un ottimo organico. Grazie. Coach Mosca, da cosa vogliamo iniziare? Senza tre schiacciatrici in queste ultime due giornate è stato difficile poter far punti. In realtà stiamo facendo un po' i conti con un po' le defezioni, molto importanti tra l'altro, e quindi dobbiamo riadattare un po' tutto quello che è il nostro sistema di gioco. Sta del fatto che comunque le ragazze, secondo me, tantissimo, tant'è che il sentimento più importante che sento è quello della gratitudine, no? Perché ce la mettono tutta, si allenano anche se siamo in pochi, e quindi l'avete visto anche oggi che hanno veramente dato tutto quello che potevano dare. Quindi secondo me questa è una grande squadra. Ed ora l'ultimo sforzo, fine settimana di questa settimana, in casa del Porto Recanati. Recanati, sì, andiamo a Recanati, è una partita che per quanto riguarda il discorso della seconda fase influisce poco, perché comunque Recanati andrà a fare i play out mentre noi faremo i play off, quindi non sarà una partita importante per la classifica, ma credo che sia importante un po' per il morale e quindi per provare a nuovi schemi proprio per il discorso della seconda fase.